Latitante dal 2012 e inserito nell'elenco dei 100 ricercati più pericolosi, Giuseppe Amendola in realtà stava trascorrendo tranquillamente le sue vacanze di mare a Torvaianica sul litorale di Roma. A scovarlo sulla spiaggia e trarlo in arresto sono stati gli uomini della squadra mobile di Napoli, coadiuvati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e dai colleghi della mobile di Roma. Il latitante, all'arrivo degli agenti, era disarmato e non opposto resistenza. L'appartamento che aveva preso in fitto e dove si è fatto raggiungere dalla famiglia è stato perquisito, ma non sono state trovate armi. In compenso sono stati ritrovati nella casa documenti di identità falsi, circa 3.500 euro in contanti, un computer e due telefoni cellulari. Sequestrata anche una Peugeot che veniva usata per gli spostamenti. Giuseppe Amendola, noto anche come Peppo Guaglion, era ricercato dal maggio 2012 sulla base di due ordinanze di custodia cautelare. Deve rispondere di estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. Secondo gli investigatori della squadra mobile di Napoli, Amendola è da ritenersi di fatto il reggente del clan Contini, radicato nel Rione Vasto, con estensione anche in altri quartieri napoletani, e alleato con i Licciardi e Mallardo in quello che viene definito il cartello di Secondigliano. La sua ascesa è da datarsi all'arresto di Patrizio Bosti e Paolo Di Mauro.